8 fondi in un lenzato mezzi di trasporto guidato verso il confine ucraino per consegnare beni di prima necessità e tornare indietro con donne e bambini diretti in Italia. Dando una sbirciata, molte testate ne hanno parlato, hai effettuato, ecco, un viaggio umanitario, concedimi la parola, se non ricordo male, ben 4.036 chilometri in pullman. Spiegaci un po' come è stato organizzato il tutto. Sì, ho avuto, diciamo, la settimana dello scoppio del conflitto di influenza, quindi avendo più tempo libero a casa mi sono rimaste soprattutto quelle dei primi giorni impresse molto le immagini di quello che stava accadendo. E così come accadde un po' qualche anno fa col terremoto di Amatrice, quando succedono purtroppo questioni ed eventi come questi improvvisi e sicuramente distruggenti per tutta quanta la popolazione, per quella popolazione in quel caso coinvolta, ho voluto dare una risposta concreta, fare qualcosa che andasse oltre al semplice messaggino di donazione, al semplice pacco consegnato. Quindi hai agito concretamente. E quindi ho provato, esatto, a mettere in campo un'iniziativa con la mia associazione Vera, un'associazione composta per lo più da ragazzi, insieme all'associazione Nuova Dimensione, affinché da un lato sì, andavamo lì a portare, consegnare un po' di pacchi raccolti, anche perché poi noi siamo entrati in contatto con i riferimenti dell'associazione Amici Ucraina e quindi avevamo con loro sia individuato cosa portare sia dove lasciarla al confine. L'obiettivo vero era invece quello di portare con noi delle persone, perché davi a quelle persone, in questo caso 36, una vera e propria speranza, un'ancora di salvataggio, una luce rispetto a quello che stava accadendo. Abbiamo quindi concretizzato questa idea grazie anche a una serie di aziende, operatori economici e non, che ci hanno dato una mano perché credevano in questo tipo di esperienza. Siamo partiti e quindi abbiamo innanzitutto in un paese vicino Cracovia, dove avevamo appunto dei riferimenti, consegnato materiale per lo più per i bambini, perché poi sono loro che necessitano in questi giorni di maggiori provviste e quindi era l'urgenza maggiore. Allo stesso tempo ci siamo poi rivolti al centro di Cracovia, Prismil, che è proprio la città del confine con l'Ucraina, dove avevamo l'appuntamento con queste 36 persone, bambini e mamme prevalentemente, c'era solo una coppia, diciamo, di persone anziane, e avevamo un appuntamento perché avevamo trovato il modo per farci contattare da chi volesse utilizzare questo tipo di usufruire di questa opportunità. Quindi già da Avellino noi avevamo il pullman pieno, addirittura io per una questione proprio morale non ho più risposto al telefono per evitare di dover dire di no, certo, alle persone che addirittura volevano pagare il viaggio. Quindi parliamo di persone che avrebbero in quel momento fatto di tutto per trovare un modo e andarsene, in questo caso venire in Italia, perché avevano dei riferimenti, degli amici, dei parenti, avevano una meta già stabilita. E allora con questo tipo di organizzazione fortunatamente non abbiamo avuto nessun tipo di intoppo, cosa che in un viaggio in pullman di 4.000 km poteva accadere. Siamo tornati qui con il cuore pieno di gioia perché abbiamo visto negli occhi queste donne, queste mamme, questi bambini, soprattutto i bambini, ti dirò, finalmente pronti per poter costruire una nuova vita, chiaramente convivendo con un pensiero fisso, ovvero quello che sta accadendo nel loro territorio e magari quello che sta accadendo anche ai loro fidanzati, ai loro compagni, ai loro, certo, mariti, che sono dovuti restare lì per combattere la guerra. Ti chiedo, cosa ti ha colpito prevalentemente durante questa tua breve permanenza al confine? La cosa che più mi ha colpito è quando sono entrato in un centro a questo paesino, diciamo, che sta al confine. Sì. Perché lì avevamo dei medicinali da portare. Siamo entrati in questa palestra che più o meno è grande quanto allo stadio Partenio, no? Quindi definire una palestra sarebbe
riduttivo, dove c'erano dei lettini e c'erano tipo transenne che dividevano le postazioni, e quindi vedevi queste 5, 6, 700 persone una accanto all'altra, chiaramente in una oggettiva situazione di difficoltà. Magari sì, c'erano le mense, grazie anche agli aiuti umanitari, c'erano prodotti di cibi da poter distribuire, quindi per poter mangiare, ma c'erano condizioni igieniche basse, c'erano molte persone che stavano lì perché non sapevano quale fosse il proprio futuro, quindi non con l'attesa, ecco, del pullman organizzato, ma con l'incertezza, col dubbio e con anche ancora gli occhi dell'incredulità. E ad entrare lì e vedere a destra e a sinistra questa scena, queste persone, ha fatto tanto, anche perché è stata molto breve, parliamo di 5 minuti, ma sono stati 5 minuti più significativi. Pensi poi, no, quando vedi poi una realtà, le guerre sono da condannare tutte, però quando vedi una realtà simile alla tua, perché hai tratti più occidentali, quindi dove trovi la persona che parla la tua lingua, che magari vive in una città simile ad Avellino o a Milano, ti fa è istintivo, sì. Ti fa ancora più male dentro. Istintivamente, razionalmente, lo ripeto, poi non ci sono popolazioni di serie A e di serie B. Questa logicamente come guerra è nata in un modo particolare e colpisce un paese occidentale. Entravi lì dentro, no, in questa tendopoli, in questa grande palestra, perché alla fine era una grande palestra, e ti accorgevi appunto di tante persone come te. E allora dicevo, ho fatto bene a essere qui, perché se mi fossi trovato io in un luogo del genere avrei pagato, non economicamente, mentalmente, permettimi di dire così, di avere una persona che venisse da me e dire te ne scendi con noi, vieni con noi, ti posso dare una mano, ti posso regalare una cosa, regalare un chupa chups a un bambino, rispetto a prenderti realmente una famiglia e farla tornare in Italia. E allora è un'azione che resta, perché poi aiutare il prossimo è sempre la cosa più bella che si possa fare per vivere bene dentro di te. È stato difficile integrarli nella nostra comunità irpina? Ti sono sincero, ho sentito poche persone, perché poi logicamente non avevamo i contatti di tutti, solo di un membro a famiglia. Ho parlato con una ragazza che sta a Napoli, Irina, ragazza che ora sta cercando e ha anche iniziato a lavorare, un architetto, una delle di uno degli studi più importanti di architettura di Kiev, quindi anche della capitale, per una ragazza di 30 anni, un oggettivo problema è quello della lingua, perché certo. Anche l'inglese non è conosciuto, non è la prima lingua, quindi immagino tante persone, ho visto parlando con lei, che oggettivamente il primo problema è l'approccio, il secondo problema è dover ricostruire tutto, ma da un punto di vista, credimi, più mentale, perché questa ragazza c'ha il compagno che è dovuto restare lì per combattere, e mentalmente sapere di avere il proprio ragazzo lì, il padre, e dover stare qua impotente dopo che magari hai costruito per 30, 32, 35 anni attraverso un percorso di studi preciso e una professione la tua vita, e ora partire da capo senza sapere la lingua, senza avere dei riferimenti anche a livello di amici, di consiglieri, noi nel piccolo lo stiamo provando a fare con queste persone con le quali ci sentiamo, sicuramente è stato e risulta complicato, però già il fatto che oggi stiano qui, stiano in un posto sicuro, sicuramente è una cosa positiva, prendiamo sempre la parte migliore, l'aspetto più bello della medaglia. Stefano, in chiusura ti chiedo di lanciare un messaggio a chi ci sta ascoltando in questo momento. Il messaggio è quello di poter sempre fare qualcosa per le persone più in difficoltà, perché questo innanzitutto ti appaga mentalmente, nel senso buono, come animo, come cuore,
te vai a dormire, ecco, con una coscienza migliore, ti senti, ecco, ricco, ma non economicamente, ti senti ricco di esperienza e soprattutto di umanità, ricco di umanità. Quindi poi ognuno lo deve fare in base ai propri mezzi, alle proprie capacità, al proprio tempo, dall'euro per arrivare a un passaggio con un mezzo. Bisogna però essere sempre predisposti ad aiutare le persone e a non invece a guardarle con cattiveria e con una area di diversità, perché questo non porta a niente e poi alla fine si resta emarginati dal contesto e dalla società, oltre che poveri, poveri dentro. Stefano, io ti ringrazio per essere stato qui con me. Grazie e a te, alla prossima. Va benissimo, spero presto. I giorni passano lenti, se li conti uno per volta, aspettando una svolta, baby, bisogna che non ci pensi, non guardare cosa fa, l'altra gente non lo sa, credi, pare che di questi tempi tutti cercano di dare una colpa per spiegare cosa succede alle loro menti, che si intrecciano a pensare, non riescono a volare, senti, c'è una canzone di tanti anni fa, che sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era, I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi. La tua bellezza è potente, ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente. Le cose accadono sempre sulla strada per Damasco, penso subito non è un incidente, sai com'è, dipende sul pacchetto delle gambe, qualcuno non ci vede un bel niente, a te io affido i miei istinti, soprattutto perché so quanto ami gli animali, senti quella canzone di tanti anni fa, che sembra scritta ora, non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby, più chiaro di così non c'era, I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi, tornare nei tuoi occhi. Meno male che esisti, che se no ti avrei dovuto inventare da zero, come fanno gli artisti. E invece sei qua, sei vera, e che ti posso toccare, baciare, abbracciare, amarti e litigare. Oh, 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 I love you baby, più chiaro di così non c'era.
una seconda luna, forse proprio quella da cui vieni tu. Prova una terra.